Ci sono stati comunque dei riferimenti eccellenti anche nel passato di grande successo, da Sheridan a Maigret a Nero Wolf. Quelli che hai detto sono tutti esempi molto alti, insomma, erano esempi di una televisione che veniva fatta dalla vera intelligenza italiana, erano degli intellettuali prestati alla televisione che si ingegnavano a fare delle belle cose, quindi... Molto popolari come poi. Erano molto popolari, ma erano popolari proprio perché, a parte, vabbè, erano le prime cose, ma soprattutto perché erano fatte, non è un caso che Andrea Camilleri ha curato i Maigret televisivi, no? Era quel tipo di gente lì che faceva queste robe. Lo Zingaretti, che all'inizio ha scelto tra l'accademia e il calcio, è una persona diversa o invece sta sempre lì e ti accompagna? Credo che stia sempre lì e mi accompagna perché uno scopre, andando avanti con gli anni, che rimane sempre un diciottenne stupido e voglioso di fare, con l'entusiasmo, cioè, quindi si cresce solo fisicamente, ma l'animo rimane sempre quello. Uno, quando inizia a fare questo mestiere, non lo fa pensando al successo, lo fa proprio perché sente un'urgenza.